La scena dei consiglieri e degli assessori di maggioranza che dopo giorni di silenzio sulle scritte ingiuriose apparse in centro contro un consigliere russo, reo di aver abbandonato la lista del sindaco, non è piaciuta a molti. Un teatrino è stato definito da alcuni, ma soprattutto per i residenti del centro, l'ennesimo imbrattamento delle mura di quella zona di Padova. Una zona dimenticata, lo raccontano i commercianti, e per questo bersaglio preferito di chi non ha altro da fare se non usare i muri di tutti per sfogarsi. Lo descrivono bene queste immagini, basta entrare in Galleria Borromeo, percorrere questo passaggio che da Piazza Insurrezione porta fino a Via Dante. I negozi sono morti, non c'è niente, è tutto chiuso e quindi quello condiziona tanto il passaggio della gente, perché se non c'è niente da vedere c'è poco da passare. Solo il fine settimana c'è movimento di macchine, di persone che appunto parcheggiano e vanno in centro. Per il resto è una zona morta. Questa ragazza, 31 anni appena, era un consulente finanziario. Questo locale, che ha in gestione da pochi mesi, è la sua scommessa. Questo locale ha 55 anni, quindi ha una storia. Per quello va avanti, altrimenti sarebbe davvero un problema riuscire ad andare avanti. E c'è anche chi sta cercando, come quest'altro commerciante, di migliorare l'aspetto dei plateatici in galleria e sta però trovando forti resistenze da parte dell'amministrazione. Ho aperto a maggio, sto facendo degli investimenti forti perché comunque l'attività sta andando molto bene, ma siamo bersagliati e trattati come dei criminali, ma nel vero senso della parola, per degli ostacoli di arredo urbano o quant'altro. E allora fanno ancora più rumore le immagini raccolte sabato con i membri dell'amministrazione che orgogliosamente dicono di ripulire la città quando a pochi passi da loro accade tutto questo. Siamo noi i primi a chiamare vigili urbani, polizia, quando vediamo qualcuno di sospetto tra droga piuttosto che o malavitosi. Vogliamo solamente differenziarci uno dall'altro per cercare di lavorare, ognuno con la propria filosofia.